Tommaso. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi, ho avuto buone sensazioni per 40 minuti e poi quando ho fatto quel contrasto con Gianni ho risentito un po' di dolore, quindi ho preferito chiedere il cambio per non aggravare la situazione. Sto bene, sì. Sulla partita dai due volti decisamente perché nella prima mezz'ora avete dominato, ecco, forse uno dei motivi della mancata vittoria è non aver fatto un secondo gol che avrebbe messo al sicuro il risultato in quel momento di chiara difficoltà del vostro avversario. Sì, giusto. Chiara difficoltà del Fiorenzuola, ma a volte prendiamoci anche dei meriti. Abbiamo tanti demeriti in questo giro di ritorno, ne siamo consapevoli, chiediamo scusa alla piazza. In una giornata storta comunque sia, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo guadagnato un punto sulle due inseguitrici, siamo ancora dentro i playoff. E la prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene, non siamo riusciti a chiudere la partita e col passare dei minuti ci è tornata l'ansia che un po' di ansia, un po' di, è brutto dire la parola paura, però ci sono a volte dei momenti in cui non riusciamo a esprimere il nostro gioco, quindi c'è tanto rammarico. È tutto il giro di ritorno che diciamo di continuare e dobbiamo continuare perché fondamentalmente siamo ancora dentro i playoff. Tommaso, sentiamo parlare se un po' troppo spesso di questa paura, cioè paura di cosa? Nel senso che comunque in campo oggi avevate di fronte diciamo, una squadra giovanissima, cioè salvi siete salvi, siete dentro i playoff, insomma diciamo, i mezzi non vi mancano, tecnici, l'avete dimostrato anche solo questa sera nella prima mezz'ora, poi si è spenta la luce completamente. Sì, una giusta disamina, ma non è un fatto secondo me di paura, è un fatto, sai, quando manca la vittoria in casa, comunque sia, è un fattore che durante la settimana ci pensi, quindi comunque sia, inconsciamente, lo fai anche inconsciamente, cioè non siamo nei primi, non saremo gli ultimi a avere questi momenti, no, quindi ci entra un po' la spensieratezza che magari avevamo a inizio anno, che abbiamo avuto magari nella prima mezz'ora, quindi ci sta, dobbiamo lavorare secondo me più sull'aspetto mentale che più che sull'aspetto di campo, anche se oggi abbiamo preso un gol su una disattenzione, però ripeto siamo dentro playoff, quindi è vero, cerchiamo, ci arrammarico nel non aver ancora vinto al Romeo Neri, però siamo una neopromossa. Quindi io dico sempre, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo dentro playoff, siamo sempre stati dentro playoff e ora dobbiamo per forza fare playoff. E detto stasera di guardare il bicchiere mezzo pieno è no? Un segnale di essere forse un po' più positivi, ma forse non vi arriva questa negatività da fuori, perché secondo me è una cosa che alla fine tutta questa pressione da fuori vi arriva, avvertite tanta pressione da fuori, dall'ambiente, dai tifosi, non credo. Ma sai, quello fa parte del calcio, cioè giustamente la squadra fa la squadra, la società fa la società, i tifosi fanno i tifosi, quindi loro hanno il diritto di richiedere magari prestazioni diverse, di voler la vittoria giustamente in casa. Non credo che ci sono tanti fattori che oggi è brutto dirlo, però se oggi dopo mezz'ora siamo 2-3-0, si parla di un'altra partita, quindi speriamo che questi gol ci servano nelle partite che conta, quella dei playoff, dai.